Cipollotti e benvenuti, non solo nella mia cucina perché oggi c'è un ospite speciale. C'è un ospite speciale che però in realtà sei te l'ospite perché questa è casa mia. Vabbè, dettagli. Oggi siccome non avevamo niente di meglio da fare, abbiamo deciso di fare la cioccolata calda. Che non sappiamo fare. Esatto, io non so fare la cioccolata calda. Neanche io. E nel frattempo rispondere a delle domande che ci avete fatto. Esatto. Quindi direi di iniziare subito. Ah, diciamo anche una cosa, che in realtà questo Q&A è un Q&A diviso in due parti. Perché la prima parte sarà qua, sul mio canale, e la seconda parte la troverete nel canale di Lorenzo. La seconda parte sarà la parte in cui, fatta la cioccolata calda, sperando che sia venuta, ce la beviamo e nel frattempo rispondiamo alle domande. Iniziamo con questo disastro. Allora, come si fa la cioccolata calda? Quindi dice, mescola il contenuto di una busta in un pentolino con 125 ml di latte. Aggiungo un po' per... non lo so. Come si fa a contare 125 ml di latte? Non lo so. Abbiamo trovato... No. Litri, ok, 125. No, aspetta. Quanti hai detto erano? ml. L'unità di misura in ml. Mi sta venendo il panico. Ecco perché non faccio video di cucina. Allora, 200... Prendiamo un bicchiere. Se no vogliamo fare ad occhio? Sì, infatti, dai, un bicchiere è un po'. Un bicchiere un po' di latte. Io spero che venga una cosa bevibile. Ah no, aspetta, com'era? Mescolare? Vabbè, comunque cosa... intanto vado a leggere delle domande. Vai. Ragazzi, siete in due che ne sanno tanto di cinema. Più o meno. Che è opinabile, direi. Molto almeno opinabile. Per quanto riguarda me è opinabile. E avrei una curiosità. Che attrezzatura si usa per girare un film? Mi spiego meglio. Registi come Nolan, come ha girato il film, per esempio in Dunkirk? Analogico o digitale? Si usa analogico o digitale per girare un film? Che ce ne prese usano registi famosi come Burton, Tarantino, Nolan? Oddio, aspetta. È tutto a posto? No, mi stava quellando tutto, ok. Allora, questo dipende molto dal regista. Per esempio, sì. Woody Allen, tipo... usa quasi sempre la pellicola, mi sa che solo l'ultimo film l'ho fatto in digitale. In digitale, sì, mi sembra, l'avevo letto anche io questa cosa qua. Per esempio. Diciamo che è una scelta che dipende dal regista, in fin dei conti, perché può anche avere un valore espressivo particolare, non so, mi viene in mente Tarantino che ha fatto The Hateful Eight in 70 mm. Esatto. Quindi... cioè dipende un po' da come gira alle persone. Esatto, in poche parole sì. Però diciamo che ormai quasi tutto è in digitale. Sì, ormai sì, esatto. La maggior parte delle cose sono in digitale, più che altro perché la pellicola è molto complessa da utilizzare. Sì, è raro che nei cinema abbiano la strumentazione adatta, esatto, per poter proiettare in pellicola. Esatto. A meno che non sia. No, ho sbagliato. Hai già sbagliato? Piano piano. Vabbè, pazienza. Hai un mestolino. Esatto. Questo in genere si usa per fare i dolci. Perfetto. Una leccarda. Si chiama così. Leccarda? Sì. Sto pensando stessi dire una leccata. No. Allora, devi accendere il fornello. Ok, sì, ci penso io. A questo ci penso io. Okay. Fiamma bassa. A fiamma bassa, ok. Tranquilla, non ti bruci. Vai, perfetto. Ok, ora tutto quello che dobbiamo fare è girare. Cioè che devo. Davvero? Sì. Non ci metteremo l'eternità. Esatto. Vabbè, intanto rispondiamo alle domande. Questa mi piace. Vai. La domanda te la scrivo. Vabbè, niente. Stavo leggendo male. Che ne pensate di Tom Hiddleston come attore? Merda, che figo. Cioè, come attore, bravissimo. Come attore. Io. No, vabbè, a me piace molto Tom Hiddleston. Allora, io sono etero, diciamo. Io sono etero. Però per Tom Hiddleston non penserò mo fare. Però diciamo che Tom Hiddleston è un attore per cui sono un pochino in fissa. È uno di quegli attori super affascinanti, secondo me. Madonna. In Crimson Peak quanto è. Io non l'ho visto perché ho paura. Lo dobbiamo guardare insieme. Ho paura. Ti prego, è bellissimo Crimson Peak. C'ha quel, sai, tipo romanzi dell'Ottocento, quel genere di storie. Però, non è spaventoso. Non è così spaventoso, secondo me, Crimson Peak. Comunque Tom Hiddleston, wow, cioè... No dai, però a parte la figaggine. A parte la figaggine, secondo me, cioè, è proprio un bravo attore. È un attore molto bravo. Com'è nata la vostra amicizia? Allora, è un racconto... è un aneddoto molto particolare, diciamo. Esatto, perché... Vai, racconto tu. Racconto io? Io sono presa, non posso fare due cose con me. Hai ragione. Infatti avevi già sbagliato quando... Sai che neanche io sarei panicatissimo. Infatti pensavo a quelli che fanno i video di cucina mentre parlano. È difficile. È difficilissimo. Cioè Violetta Ross che fa le cucine da YouTube. Violetta, sei il nostro idolo. È bravissima. Veramente. Allora, comunque, la nostra amicizia è come nata. In pratica, a gennaio di un anno fa, lo dicembre dell'anno scorso circa, io stavo seguendo un corso a DAMS, ovvero il corso di critica cinematografica. E poi, nel frattempo, su WhatsApp, ero entrato dentro un gruppo che era stato creato da quest'altro youtuber che parla di film su YouTube, appunto, ovvero Antonio Cianci, che aveva messo il gruppo, avevano sentito questo gruppo di WhatsApp con altri youtuber che parlano di cinema su web, un po' così per fare amicizia. E un giorno, fece entrare una nuova metri, e questa metri era stata Giulia. E poi...
Non si sa com'è, però praticamente abbiamo iniziato a parlare io e lei. No, perché stavamo parlando di... Io avevo detto una cosa che il mio professore aveva fatto durante una lezione di questo corso di critica. Aveva detto, ragazzi, sapete che il mio professore di critica ha detto che probabilmente ci farà vedere dei video di recensioni su YouTube. È vero. E io ti avevo detto, no, ma sai che il mio professore l'ha detto. Lei mi disse, ah, ma sai che anche il mio professore ha detto una cosa di questo tipo. Allora io a quel punto gli dico, no, perché poi abbiamo iniziato a parlare di un'altra cosa e io ti ho detto, perché sì, qui da noi a Bologna siamo molto influenzati da Umberto. È vero, a un certo punto ho capito che lei era a Bologna. Esatto, stava a Bologna. E infatti tu mi hai detto, ma sei di Bologna? E io ho fatto, no, il nostro Bologna, ma faccio il dance. No, e lei io... aveva anche mandato la foto perché ero al dance a studiare. Lei mi ha detto, no, non sono di Bologna, ma studio al dance di Bologna. E io, cosa? What? E poi mi fa, poi ma quel professore di cui parlavi era questo qui. Non è mica questo professore quello lì. Sì. Sì. E poi, cosa? Vuol dire che noi siamo nello stesso corso di critica cinematografica e non lo sapevamo? Esatto. Cosa? Ok. E allora, niente, la volta successiva... Sì, che poi era il giorno dopo. Sì, il giorno dopo, avevamo lezione, ci siamo incontrati. Sta roba incontrati. È tipo super acquosa però, Sì, infatti mi sa che mescola. Ci siamo incontrati e poi da lì è nato più o meno tutto. Sì, poi abbiamo detto, dai, facciamo un video insieme. Esatto, fatto quello della Disney, è stato il primo video che abbiamo fatto insieme. E basta, e poi è andato avanti così. Siamo continuati a cazzeggiare, fondamentalmente. Sì, esatto. Non so come si torna sulle domande. Come si trova a capire? Con la mia impronta digitale. Ah, ok. Non è fare schifo la cioccolata calda. Non è vero, sarà buonissima. Quali tra le prossime uscite di film e serie TV aspettate con più trepidazione? Allora, serie TV l'ho visto l'altro giorno, aspetto tantissimo una serie di Sfortunati 22. Perché la prima mi piace tantissimo. A gennaio. Ok. Sono super gasata. Film? Film il nuovo di Wes Anderson. Madonna, sembra troppo carino, un sacco carino quello. Tantissimissimo. Poi in stop motion. Esatto. Madonna. Poi aspetto Coco, che è il nuovo della Pixar. Pixar. Cioè, non vedo l'ora. Poi cos'altro? Ah, di Natale tipo c'è quello su Dickens dove c'è. Sai che è stracarinissimo, vuole andare a vedere. Io sono troppo curiosa, secondo me è stracarino. Poi cos'altro c'è al cinema che volevo dire? Io, beh, c'è Star Wars. Vabbè, sì, Star Wars. Vabbè, io ho già preso i biglietti per l'IMAX, cioè. È vero. Malattia mentale. Io ho già preso i biglietti per essere il 13 a vedere. Ah no, però secondo me si sta addensando. Dici? Sì. Ok, continuo. Ma fatto questo è a posto la sì. Scuola? Vabbè, io aspetto Star Wars e serie televisive e Black Mirror. Black Mirror ma tantissimissimo, che tu non lo segui Black Mirror. Mi fa paura. E Black Mirror. Guardalo insieme a Daniele e vedrai che ti passa la paura. Salutiamo anche Daniele. Ciao Daniele. Allora, leggiamo la domanda di Tepic. Vai. Ciao allora, Tepic. Tepic tutto spoiler ci chiede. Che è un nostro caro amico, andatelo a seguire. Esatto. Domanda bruciapelo. Film preferito di Lynch? Oddio, non lo so. Bruciapelo proprio per questo è difficile rispondere. film preferito io direi Eraserhead. A me è piaciuto tantissimo. Sai che forse io ti dirò Mulholland Drive, ma perché è stato uno dei primi che ho visto e quindi tipo non dico affatto. Ah, ci sta, no, anche però, di, però è uno dei primi che ho visto che mi ha colpito. Anche Eraserhead è stato il primo che ho visto di Lynch, cioè quando ho iniziato sono partito con Eraserhead. Mister Marra ci chiede maternità, paternità. Già questo non ho già un po' paura. Pareri in merito. Vorresti un figlio, figli? Se no perché? A che età vi sembra più giusto, eccetera, eccetera? Allora, l'età, secondo me, cioè, nel senso, quando uno se la sente, non c'è un'età. Sì. Sì, diciamo che quando magari inizi a raggiungere un'età, tipo che vai verso i 50, magari diventa un po' più complicato. No, più a livello biologico. Sì, sì, no, a livello biologico è ovvio che è una cosa che fai quando, penso, ti senti veramente che lo vuoi fare. Tu, personalmente, vuoi rispondere pure? Buono, diciamo che no. Ma io... sono una... Magari col tempo cambia. Boh, può essere, però no. Ma io ho sempre pensato di mettere su famiglia, diciamo. Però è una cosa che vedo molto in là nel futuro. Nel senso, adesso penso che ho veramente tante cose che vorrei fare prima di pensare a una cosa di questo tipo. Sai cosa? Che penso che per avere un figlio devi avere una vita stabile. Se andassimo avanti con le cose che facciamo adesso sarebbe difficile.
essere stabili, perché alla fine o vai per fare un'intervista per una cosa, insomma ti sposti abbastanza spesso quando fai sì, tipo già io adesso non sono mai a casa. Ma guarda, io se trovassi una persona, cioè ok, adesso il discorso dei figli è diverso effettivamente, se trovassi però una persona che è abituata come me a spostarsi così, andrebbe bene. No, quindi, vabbè, per la relazione sì, però per i bambini, cioè hanno bisogno di stabilità, sì, non puoi scarrozzarli, cioè boh. È ragionissima. Ok, io direi che è pronta sta roba, sai? Serio? Sì, cioè non è venuta densissima. A me sembra mia squeak. Un pochino. Quindi adesso il video si interromperà e proseguirà sul canale di Lorenzo. Esatto. Quindi se volete vederci bere sta cosa se e rispondere ad altre domande, ci vediamo. Esatto. Ci vediamo da ciao. Sai che abbiamo fatto una chiusura tu super dislessica in due, tipo che possiamo chiudere mezza frase dicendolo insieme. Va bene. Finiscita, io sto zitto. No, torno giù. Lorenzo è tornato a casa sua. Esatto. Va bene, dai, basta, non ho capito. A dopo. A dopo. È venuto super carino. Sì.